Paolo Campo, segretario provinciale del Partito Democratico, questa sera la presentazione ufficiale della lista Camera e Senato. Facciamo il punto. La provincia di Foggia, secondo lei, è stata ben rappresentata? Intanto un'occasione importante, non tanto per presentati, perché insomma sono personalità note del territorio, ma soprattutto per cominciare ad affrontare poi i nodi veri che riguardano questa campagna elettorale. Io ho il timore che l'eccesso anche di clamore rispetto alla composizione delle liste, al quadro delle alleanze, sono cose sicuramente importantissime, però ciò che sta a cuore a noi, come diceva oggi Bersani, sono i problemi veri della gente, la necessità di fare uno sforzo per aumentare le occasioni di lavoro, la necessità per fare uno sforzo per alleggerire il carico fiscale che sta diventando opprimente sulle famiglie, la necessità di guardare al meridione, di mettere in cima all'agenda del prossimo governo il Mezzogiorno d'Italia come non un problema ma una delle grandi leve che può fare la differenza nei prossimi anni ai fini della crescita e dello sviluppo del paese. Sono temi che vanno posti, la gente deve comprendere che non siamo tutti uguali, la gente deve comprendere che c'è un'opzione, quella del PD, concreta, vera, che siamo persone che hanno a cuore i problemi della gente perché con la gente viviamo. Io credo che l'occasione di oggi, alla presenza qualificatissima non solo della capogruppo al Senato Anna Finocchiaro, ora capolista al Senato in Puglia, ma anche di Franco Cassano, che voglio dire ha rappresentato la stella polare del nuovo meridionalismo in questi ultimi due decenni, siano un'occasione per dare non solo il senso ma per far comprendere al Paese quanto abbiamo a cuore i suoi problemi. Io credo che la capitanata venga fuori rafforzata da questa tornata elettorale. Se, come io credo, vinceremo, aumenteremo la nostra pattuglia di parlamentari. Oltre all'onorevole Bordo, l'assessore regionale Gentile, ci sarà una sicura riconferma della senatrice Colomba Mongello che però passerà alla Camera, e credo che non vada sottovalutato l'apporto che può dare a questo territorio con il quale ha riannodato un filo che non si era mai spezzato Ivan Scalfarotto. È un foggiano, io l'ho incontrato spesso nelle ultime settimane e ho capito a Foggia quanti amici, quanti rapporti mantenga. Ha fatto esperienze importanti, battaglie civili, politiche, ma anche esperienze importanti nel mondo del lavoro di altissimo livello. Credo possa essere un valore aggiunto ulteriore per Foggia, non solo e non tanto per la capitanata, ma proprio per la città di Foggia. Senta, ovviamente ci sarà da fare ancora tanto, il 24 e 25 febbraio sono ancora lontani, c'è da convincere anche tanta gente che non ha più voglia di andare a votare e convincere anche quelli che si chiamano grillini. Come faranno? Io credo che la gente dovrebbe a questo punto apprezzare le cose fatte già in questi 20 giorni. Noi abbiamo detto che eravamo contro questo sistema elettorale e abbiamo provato a farlo saltare in aria con un evento collettivo di partecipazione democratica che sono state le primarie che hanno coinvolto milioni di persone, non le parlamentari che hanno coinvolto qualche salottino sul web. Abbiamo detto che avremmo fatto alleanze coerenti e che saremmo stati coerenti sul programma e abbiamo mantenuto l'impegno. Io credo che la gente debba, voglio dire, prendere atto di cosa ci distingue, ma soprattutto ai tanti indecisi vale la pena rammentare che se loro non decideranno, qualcuno deciderà al loro posto. E quindi di fronte all'esercizio del diritto dovere del voto non vale mai la pena starsene a casa. Bisogna invece partecipare, far sentire la propria voce, anche contestare, ma è bene che si sappia, un non voto è in ogni caso un voto a qualcun altro. Allora, questa sera parte ufficialmente la campagna elettorale, Colomba Mongello, l'impegno continua, ci spostiamo alla Camera dei Deputati. Sì, non è che cambia la situazione, io voglio solo dire che stasera cominciamo, parte con la nostra campagna elettorale, verranno in due nostri capilista, Franco Cassano e Anna Finocchiaro, tra l'altro questa volta la provincia di Foggia vedrà un rappresentante istituzionale in più, perché eravamo due uscenti e con molta probabilità saremo tre, quindi voglio dire il Partito Democratico, che ha fatto tra l'altro le primarie per scegliere i propri rappresentanti a Palazzo Madama e a Montecitorio, si candida a governare questo paese con la capitanata nel proprio cuore. Sicuramente in ogni partito ci sono delle situazioni interne che poi alla fine la dialettica premia e poi si va al lavoro. Adesso l'impegno è quello della campagna elettorale per far capire il perché
di questo ulteriore impegno? Quali saranno le tematiche che affronterà la Mongiello? Allora, noi siamo un partito e come tale un partito ha bisogno di discutere, di decidere, di votare. Un partito che per ammazzare il porcellum ha dato vita alle primarie, ha scelto i propri rappresentanti, ha votato e quindi di conseguenza ha scelto chi mandare in Parlamento. Io sono ovviamente uscente, quindi l'impegno continua, con forse anche più esperienza rispetto a qualche anno fa. Ovviamente con la capitanata sempre nel nostro cuore, la rappresentiamo, speriamo al meglio. Ecco, ci sono tante cose che sono rimaste insolute, stavolta ci candidiamo a governare questo paese e mi auguro che in questa nuova posizione noi possiamo veramente rappresentare la provincia di Foggia. Sono convinta non solo delle buone ragioni del Mezzogiorno, ma anche dello straordinario valore e ricchezza che il Mezzogiorno rappresenta per l'Italia e per l'Europa. Questo è il filo della nostra campagna elettorale qua. Abbiamo potenzialità immense, si tratta solo di farle manifestare. E questo lei ci conta di farlo? Io conto assolutamente di farlo, tra l'altro sono meridionale, sono più meridionale di voi.